Grazie mille, vi ringrazio tutte e tutti per essere qui, per ascoltare. Insomma, per me oggi è un'occasione prima di tutto di confronto, quindi sono molto contenta. Racconto solo una cosa brevissima riguardo a Capovolte, per chi non la conosce: noi siamo una realtà nata nel 2019, una casa editrice indipendente femminista. Sono contenta, anche, insomma, sono l'unica editrice qui oggi, anche se in realtà nelle case editrici che sono qui presenti ovviamente ci sono donne operative, molto, niente, insomma, mi faceva piacere esserci, insomma, come voce. Allora, sì, il problema che Francesco sottolineava, condivido assolutamente tutto. Magari per chi non conosce, anche tra il pubblico, bene un po' come funziona la distribuzione, possiamo magari aggiungere soltanto un pezzettino per spiegare anche com'è che i libri arrivano poi nelle librerie, perché i passaggi sono tanti e le strade sono differenti. C'è chi sceglie ovviamente di essere distribuito e quindi di avere questo passaggio che ti permette di arrivare in maniera più radicata sulle librerie, c'è chi decide anche in forma parallela invece di rifornire direttamente le librerie e quindi avere un rapporto diretto che ha dei vantaggi e degli svantaggi. Insomma, questa è un po' si impara anche un po' col tempo, può sembrare a volte sempre semplice, invece ci sono delle criticità anche in questo. Noi come piccola casa editrice nata come un'esperienza, diciamo, anche un po' un po' un esperimento, diciamo. Io nasco come giornalista, quindi la mia idea era quella di provare a lavorare più che altro sulle tematiche, prima che avere un piano, diciamo, anche imprenditoriale, con una finalità, diciamo, appunto, proprio in ottica, di produzione. Quindi volevo portare dei temi, volevo concentrarmi su, certi anche spazi, forse di narrazione, che potevano, a mio avviso, potevano essere ancora riempiti. Ed è molto difficile perché questo è così, anche come giustamente diceva Francesco, c'è una iperproduzione che viene dettata più che altro da regole anche di mercato, purtroppo. E la nostra scelta è stata quella di affidarci, in questo caso, a un distributore piccolo che ci chiede uno sconto, perché questo è, noi diamo a seconda di quello che ci viene richiesto e anche, insomma, concordandolo col distributore e nell'ottica di quello che possiamo immaginare che possa essere anche la richiesta dei libri, un tot di libri con uno sconto importante, quindi che nel momento in cui vengono venduti a noi ne arriva una piccolissima, cioè una piccola, meno della metà, insomma, del prezzo di copertina, per parlare chiaramente. Ovviamente nel momento in cui si va a lavorare invece con le librerie indipendenti o si fa un rapporto diretto, questo sconto è un po' più vantaggioso per l'editore. Ovviamente c'è un lavoro diverso per far arrivare i libri nelle librerie. La criticità importante, almeno dal mio punto di vista, che ho vissuto in questi 5 anni di lavoro con Capovolte, che è una casa editrice appunto piccolina, noi abbiamo 25 titoli, quindi un catalogo non enorme, insomma, che per noi è molto grande, molto importante, però che sta crescendo poco per volta, è fondamentalmente nell'elemento della promozione, cioè la difficoltà attraverso questo piccolo distributore che abbiamo e che ci serve bene, perché comunque fa arrivare i libri dove vengono richiesti, ci permette di essere anche sulle piattaforme online, dove noi decidiamo, a parte il nostro e-commerce, di non lavorare, con cui non lavoriamo direttamente, però quindi ci permette di essere nelle librerie di catena, quindi comunque di esserci, dove i nostri libri possono venire comunque sempre ordinati. E, diciamo, è proprio la difficoltà di emergere in un mercato veramente saturo e quindi dove, anche se le tematiche che noi pensiamo siano centrali, siano libri originali, quelli che portiamo, tante volte non vengono nemmeno conosciuti, e quindi ci rendiamo conto che il nostro lavoro dal punto di vista promozionale, quindi di creare quello spazio di lettura, a volte, cioè, è veramente imprescindibile. E io sto cercando di capire se anche tramite il nostro distributore o tramite anche dei canali paralleli è possibile riuscire ad avere un aiuto da questo punto di vista, perché come piccola realtà dove lavoro fondamentalmente io insieme a una rete di collaboratrici, ci rendiamo conto che questo elemento, questo passaggio è veramente complicato. La nostra ottica in quanto editrice e editori indipendenti deve essere proprio quella di non pensare alla possibilità, cioè, almeno dal mio punto di vista, di poter competere sotto nessuno degli aspetti con i grandi marchi o anche i medio grandi, perché poi quell'oligopolio poi riguarda non soltanto i grandi marchi, ma poi alla fine va a coinvolgere un po' tutto il sistema. Deve essere lavorare un po' su un piano diverso. La difficoltà di questo è la sostenibilità, perché poi le entrate ci sono, ma per sostenere un progetto, per quanto piccolo come il nostro, le spese sono veramente grandi, perché comunque noi è vero che siamo una realtà piccola, facciamo 5, 6, 7, 8, 9, siamo arrivati a fare 9 titoli in un anno, però
però comunque tutte le persone che collaborano con noi, e anche questo è da sottolineare, vengono pagate regolarmente, abbiamo comunque cerchiamo di avere un comportamento il più etico possibile con delle paghe eque sotto tutti i punti di vista, quindi traduttori, collaboratrici e tutto quello che chiunque mi organizza una presentazione è per me una collaboratrice, un collaboratore, quindi c'è quella spesa viva e non è detto presentazione di un libro poi ci siano mai neanche assicurate una, due o tre copie vendute. Quindi le criticità, ecco, sono tante, la distribuzione è uno degli aspetti centrali del nostro lavoro. Noi come editori indipendenti dobbiamo, la nostra sfida penso che sia proprio quella di creare dei canali che vadano al di là di quel meccanismo dove sennò verremmo travolte e travolti, penso, senza ombra di dubbio.